C'è un dato emblematico in questa stagione per il Sant'Ermete Calcio, quello inerente alla cassa dei pareggi ad oggi equivalente a zero. Non conosce mezze misure la formazione di Gianluca Pazzini, 12 vittorie e 11 sconfitte, ora la vetta dista solo 4 lunghezze e sognare si può vista la trionfale cavalcata iniziata in questo 2019. Ma nel mezzo si parla di derby, quello della Valmarecchia, dove l'Atletic Poggio viene liquidato con il risultato all'inglese. Con immagini a cura di Elisa Drudi andiamo a vedere i momenti salienti del match, con il Sant'Ermete che si presenta davanti alla porta di Sebastiani con Genghini, cui tentativo viene sventato dall'estremo ospite. Cambia solo la fascia e il gol viene rimandato di una questione di minuti. È Molari a trovare diagonale vincente che batte Sebastiani per l'1-0 dei Paperini, con tanto di festeggiamenti ad opera dei compagni. Ma il Sant'Ermete realizza un 1-2 micidiale, stessa fascia, stesso pertugio e settima gemma in stagione per l'attaccante Zavattini, per il 2-0 dei padroni di casa, partita che sembrerebbe già archiviata. L'Atletica allora prova a replicare con l'incursione di Carichini, cui tentativo trova la grande risposta di piede di Vandi. Lo stesso Carichini pennella al centro un traversone pericoloso che non trova deviazione vincente da parte dei compagni. Stessa fascia è la volta di Gacovicai per Della Marchina, ma alla punta in maglia numero 9 alza la mira da posizione favorevole. Squadra riposo sul 2-0. Nella ripresa Genghini in acrobazia spedisce il pallone al lato. È la volta di Alessandro Rossi che tenta lo solo personale sfiorando la marcatura. Acuto dell'Atletic Poggio in area ospite, qui Vandi è costretto al tuffo onde evitare pericoli maggiori. Sant'Ermete che rimane padrone del campo, in contropiede si divora i trisce con Filippo Del Prete, il neoentrato sbaglia incredibilmente calciando il pallone al lato. Atletic che mette finalmente la faccia di fuori della propria metà campo, rendendosi pericoloso prima da calcio piazzato, poi con l'iniziativa a cura di Astolfi terminata con un nulla di fatto. Dall'angolo padroni di casa che vanno vicinissimo al trisce con Del Prete, mentre l'ultima occasione arriva dalla distanza per l'Atletic. Termina qui il derby della Valmarecchia con la premiazione meritata del club, in primis di Alex Martino, il presidente, che consegna a Castiglioni a fine gara una maglia per omaggiare le sue 100 presenze ottenute tra le file del Sant'Ermete. Festeggiamenti da parte di tutta la squadra, chiamasi gruppo questo, e quando c'è questo nel calcio non sorprendono rimonte che hanno dell'incredibile. Piedi a terra, ma sognare si può.